paesi del globo terrestre. E adesso finalmente Mr. Bean è ritornato nei suoi panni originali, abituali, quelli dell'interprete, e noi abbiamo il piacere di avere con noi Mr. Rowland Atkinson. Very nice. Oh, wow. Thank you. We do it twice. You do it twice, sorry. Yes, I'm sorry about that. No, perché in Inghilterra si baciano solo una volta. I only did it once, the English way. Due volte. Allora, un film che veramente è di grandissimo successo in tutto il mondo, con un personaggio che tutti quanti amano, grandi e piccoli. Ma poi Mr. Atkinson assomiglia veramente a Mr. Bean, o Mr. Bean assomiglia a Mr. Atkinson? Do you you have something of Mr. Bean, or Mr. Bean has something of you? Purtroppo devo ammettere che Mr. Bean è una mia creazione. È la maschera che si è materializzata quando ho iniziato a dare vita, ma soltanto visivamente, al personaggio di Mr. Bean nella serie televisiva che anche qui in Italia conoscete. Dicevo che questo personaggio l'ho fatto mio, naturalmente quando ho rinunciato a parlare, quando mi è stato vietato di usare le parole. Allora sono diventato un altro uomo, Mr. Bean appunto. Un uomo, ahimè, egoista, cattivo, piuttosto vendicativo e spesso emarginato dalla società. Devo dire che mi sento un po' in colpa per aver creato un simile mostro, ma è vero che è nato proprio da me. Ma secondo lei che cos'è che piace così tanto di Mr. Bean? Credo sia perché lui essenzialmente è un bambino di 10 anni, è cresciuto fisicamente, ma non mentalmente. Per lui il tempo si è fermato e quindi ha le capacità mentali, le buone maniere e il buon comportamento nella società di un bambino di 9 anni. Questo fa ridere, diverte i bambini che riconoscono uno di loro quando vedono Mr. Bean. E diverte anche gli adulti per i quali è buffo vedere qualcuno che ha tutta la libertà di cui gode un adulto. Può guidare la macchina, può uscire da solo, può spendere soldi nei negozi, ma che chiaramente non ha la maturità per fare queste cose. Credo che questo sia divertente da vedere. Ma secondo lei a questo punto cambierà qualche cosa in Mr. Bean, visto che adesso c'ha 10 anni, cioè diventerà poi un teenager, maturerà, cambierà qualcosa nella sua vita, non so, avrà a un certo punto un fidanzamento, un matrimonio, che ne so. Io spero che non cresca, perché a me piace così. Uno dei nostri autori, un mese fa, ha suggerito di intitolare l'eventuale seguito di questo film Il signore e la signora Bean. Ci è sembrata un'idea divertente. È un'idea molto divertente come titolo per un prossimo film. Io però ho sempre visto Mr. Bean come un bambino, come un personaggio assessuato, per niente romantico. E poi mi piace quel suo atteggiamento così scorretto verso le donne, il fatto che le ignori totalmente. Ovviamente questo non è il mio atteggiamento verso le donne, ma solo quello di Bean. Lo trovo un modo di fare molto originale e buffo di questi tempi. Ma comunque, poiché è un personaggio in continua evoluzione, non posso certo dire che non si sposerà mai. Mai dire mai, anche se non riesco a immaginare quale donna se lo prenderebbe. Comunque, per il momento ci piace tantissimo così, lo vogliamo così, we want Mr. Bean the way he is, and we love him this way. Well, I agree. E quindi lasciamolo così, perché è un grandissimo successo e per noi è un grande onore aver avuto insieme a noi Mr. Bean e Mr. Atkinson, naturalmente. Bene, grazie a Mr. Atkinson. Kartoffeln! Kartoffeln a te!